Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché è stato trovato morto suicida il presunto accoltellatore di Ester Pasqualoni. Si tratta di Enrico De Luca, 65enne, ex investigatore privato che da tempo perseguitava la donna. È stato scoperto nel suo appartamento in via Baracca e vedete le immagini, per le quali ringraziamo il nostro tecnico Claudio Di Giacomo. Dicevo, nell'appartamento di Via Baracca in zona Villa Rosa di Martinsicuro. Ovviamente le immagini sono appena arrivate, sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine che sono intervenute. Da ieri era scattata, da ieri pomeriggio, la caccia all'uomo dopo l'omicidio efferato nel parcheggio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. L'uomo era stato visto allontanarsi a bordo di una Peugeot 106 bianca, diverse testimonianze avevano riferito questo e dunque gli investigatori stavano mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle e poi questa mattina il ritrovamento attorno alle 12.30, 13 e quindi in tarda mattinata. Ovviamente poi nel corso delle altre edizioni del TG6 saremo in grado di fornirvi ulteriori dettagli su questa vicenda, che peraltro è una vicenda che sta scuotendo il mondo politico per via appunto dell'ennesimo femminicidio, dell'ennesimo caso di stalking che purtroppo è approdato in un delitto. Interventi, vi dicevo, da parte di uomini politici, ma anche di fede, come per esempio quello del vescovo di Teramo Atri, Monsignor Seccia, che ha parlato di omicidio efferato, che evidenzia come ci sia una emulazione del male, tanti anche gli interrogativi sulla legge che insomma, dovrebbe contrastare questi fenomeni e che evidentemente, dati alla mano, non è efficace. Noi torniamo e facciamo un passo indietro, torniamo a questi 3 giorni davvero segnati dal sangue nella nostra regione, 2 omicidi in poche ore, tutti in provincia di Teramo, il tragico bilancio del solstizio d'estate in Val Vibrata che ha lasciato di sé una lunga scia di sangue, prima l'uccisione di Manuel Spinelli, poi quella di Ester Pasqualoni, come abbiamo detto, un cerchio chiuso poco fa dal ritrovamento del corpo dell'assassino dell'oncologa. Sentiamo il servizio di riepilogo curato da Jacopo Forcella. 2 omicidi in meno di un giorno e protagonista in entrambi i casi la strada. Stavolta è la Val Vibrata a farsi doppio palcoscenico di sangue, vendette, morte. La prima nella tarda serata di martedì ad Alba Adriatica, zona lungomare, cuore della movida notturna, soprattutto estiva, con l'albanese Farim Koldashi, che dopo una colluttazione sferra 2 fendenti che colpiscono Manuel Spinelli, 22 anni. Pochi secondi, probabilmente la recrudescenza di vecchie ruggini che coinvolgono l'attuale ragazza di Koldashi, ex di Spinelli. Chi lì accanto, vedendolo accasciarsi, prova a trasportarlo in ospedale, caricandolo sull'auto, poco distante, mentre i testimoni hanno già avvisato il 118 e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Da Giulianova parte un'ambulanza per soccorrere Spinelli, che però non ce la fa. Nel frattempo l'assassino è sparito, ma le forze dell'ordine ci mettono poco a rintracciarlo, a qualche chilometro di distanza, a Corropoli, con traumi al volto e non solo, conseguenze della colluttazione avuta qualche ora prima. I carabinieri lo portano all'ospedale di Teramo, dove viene ricoverato in una camera di sicurezza piantonato dagli agenti. Storia difficile da spiegare, quella di un ragazzo di 22 anni che lascia la sua vita sulla strada. Ancora più difficile quando a farlo è anche un'oncologa, nello stesso giorno, qualche ora dopo, nel pomeriggio di ieri. Scena sempre alla Vibrata, ospedale di Sant'Omero. Sono passate da poco le 15 ed Ester Pasqualoni, 53 anni, ha appena terminato il suo turno di lavoro quando il killer l'avvicina e con 4 colpi di roncola alla gola e alla nuca la uccide.
Il medico resta senza vita per terra, con l'assassino che scappa, ma senza poter evitare che qualcuno, dalla finestra, veda la sua fuga, che racconterà alle forze dell'ordine, che iniziano a braccare un uomo che da tempo la molestava e che Esther Pasqualoni aveva anche denunciato, senza evidentemente però che accadesse nulla. Raggiunta e freddata così, in strada, anzi, nel parcheggio, in un caldo pomeriggio di giugno, che adesso chiude il suo cerchio insanguinato, perché l'assassino di Esther, Enrico Di Luca, non ha resistito e si è tolto la vita a Martinsicuro, a nord di una provincia, quella di Teramo, che adesso si riscopre fragile e incredibilmente pericolosa. E come detto, questa lunga scia di sangue e soprattutto quest'ultimo femminicidio, che purtroppo non è il primo nella nostra regione e purtroppo se insomma, dovesse continuare così non sarà nemmeno l'ultimo, e noi ci auguriamo ovviamente il contrario. Dicevo, tutta questa scia di sangue sta provocando reazioni dal mondo femminile, riflessioni amare sulla tragica sorte di Esther Pasqualoni. È necessario ora più che mai fare rete tra forze dell'ordine e centri antiviolenza a sostegno delle donne. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ha combattuto una battaglia da sola, per anni e anni, contro uno stalker maledetto che l'ha perseguitata giorno e notte. Alla fine lui l'ha aspettata nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, dove lavorava, e l'ha uccisa, tagliandole la gola, quasi una decapitazione. È morta così Esther Pasqualoni, oncologa teramana, 53 anni, con due figli adolescenti. Già da tempo aveva avuto il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine quest'uomo che le rendeva la vita impossibile, pedinandola dovunque andasse, inondandola di messaggi sul telefono e su Facebook, ma le sue querele erano state archiviate, come spesso accade. Esther aveva conosciuto il suo persecutore anni fa, in occasione del ricovero del padre, e da allora è iniziato l'inferno. Esther si è sentita sola. Le denunce sono state archiviate e lei magari non si è rivolta a un centro antiviolenza, in provincia c'è? Sì, in provincia c'è il centro antiviolenza La Fenice, che noi tra l'altro posso dire siamo forse uno dei pochissimi enti che lo gestisce direttamente. Tra l'altro è proprio in questi giorni stiamo rimodulando il servizio per consentire alle donne non soltanto l'ingresso programmato ma anche l'ingresso in emergenza, perché ci siamo accorte dai dati che sono, diciamo, che normalmente analizziamo, che spesso e volentieri le donne hanno bisogno proprio di prima emergenza. Lei è un avvocato, cosa si potrebbe fare di più? Allora, io che cosa ho notato? Che in questa duplice veste, sia di consigliere con delega alle pari opportunità, ma anche di operatore del diritto, ho notato che rispetto al passato le donne sono molto cambiate, grazie anche al sostegno degli enti, delle associazioni, quindi ci sono donne che denunciano. Esther ne è un esempio emblematico, perché aveva già effettuato due denunce, però credo anche che sia necessario non soltanto ad oggi fornire questi strumenti, che pure ci sono in provincia di Teramo, c'è anche la casa rifugio, ma credo sia anche opportuno dare un giro di vita alla legislazione che già esiste e, diciamo, realizzare comunque, applicare in maniera concreta e puntuale delle forme di tutela che la normativa attuale prevede. È bene ricordare ancora una volta che la provincia di Teramo è stato il primo ente in Italia ad aver istituito un centro antiviolenza provinciale, La Fenice, uno strumento prezioso al quale ricorrere sempre nei casi di abusi e di stalking. Una volta effettuata la denuncia, poi comunque la donna diciamo, si trova un attimino diciamo, lasciata a se stessa, cioè non è proprio più seguita dalle forze dell'ordine, dagli operatori del diritto, quindi io dico un po' più di attenzione anche su questo versante non guasterebbe. Esther Pasqualoni è stata lasciata sola in balia di uno stalker che, dopo averle rubato la tranquillità, le ha rubato anche la vita. Con lei se n'è voluto andare anche lui, impiccato ad una corda dentro casa, per ricordare al mondo che loro erano una cosa sola. E continuiamo a parlare di questo omicidio, perché ci sono delle dichiarazioni importanti del capo della polizia Gabrielli, che in qualche modo ha detto che non si possono incarcerare tutti gli stalker, sottolineando come per noi, parlando ovviamente dei forze dell'ordine, questa vicenda è sicuramente una grande sconfitta. Queste le parole di Franco Gabrielli a margine di un convegno intitolato La vittima al centro
incontro che si è tenuto oggi alla Scuola Superiore di Polizia. Gabriele ha ricordato che oggi ci sono strumenti come l'ammonimento, l'allontanamento, che prima non c'erano, ma che in alcune situazioni, come nello specifico questa del Teramano, non sono state evidentemente sufficienti. Purtroppo, ha aggiunto Gabrielli, questo può accadere, questi comportamenti hanno una gamma di modalità che insomma, possono portare a situazioni tragiche, ma che non consentono purtroppo di incarcerare tutti gli stalker. Continuiamo con il nostro giornale e continuiamo con la cronaca, perché la squadra mobile della Questura di Pescara ha individuato ed arrestato una prostituta che ha continuato la sua attività nonostante fosse malata di AIDS e di epatite C. Decisivo l'appello lanciato a maggio al termine di una precedente operazione antiprostituzione a cui ha risposto l'ex fidanzato che si è presentato in Questura. Potrebbero essere molti i clienti della donna e per questo la polizia ha deciso di diffondere la foto e le generalità. Vediamo insieme il servizio. Abbiamo ritenuto prevalenti le esigenze investigative, non solo, ma innanzitutto quelle di tutela della salute pubblica e anche quella delle singole persone che possono aver avuto contatti con lei. Riteniamo che ci siano ancora altre persone che non si sono presentate per paura o per vergogna, quindi rinnoviamo l'invito fatto l'altra volta a presentarsi qui da noi. Iole Marafini si è prostituita nella zona della stazione centrale di Pescara almeno fino allo scorso 3 di maggio, quando per una tentata rapina ai danni di un negozio gestito da cinesi è stata arrestata. La donna 36enne, originaria di San Benedetto del Tronto, pluripregiudicata e tossicodipendente, è affetta da AIDS e da epatite C. Ciò nonostante ha continuato a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga. La squadra mobile della Questura di Pescara, nell'ambito di una precedente indagine che ha debellato alcuni gruppi criminali albanesi e romeni dediti allo sfruttamento della prostituzione nella zona di Pescara Centro e della Pineta d'Annunziana, aveva individuato la donna e lanciato un appello affinché clienti o conoscenti si recassero in Questura a sporgere denuncia. Appello che ha sortito l'effetto desiderato, perché alla polizia è arrivato un ex fidanzato della donna che l'ha riconosciuta e ha raccontato di aver avuto rapporti non protetti con lei perché ignaro del pericolo. Racconto che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere decisa dal GIP del Tribunale di Pescara Elio Di Bongrazio, con l'accusa di tentate lesioni gravissime. Tentate perché l'uomo ora sta bene e al momento non ha contratto alcuna malattia. È una misura estrema quella della custodia cautelare in carcere, che si è resa necessaria visto il comportamento spregiudicato che questa persona ha tenuto negli ultimi tempi. Non c'è solo il discorso della prostituzione, sul quale attendiamo ancora riscontri di clienti che non si sono presentati in Questura, ma si è presentato qui da noi l'ex convivente. Ma non c'è solo questo discorso della prostituzione, come dicevo, ma si è verificato anche un episodio molto grave. Nel corso di un furto lei ha opposto resistenza al proprietario che cercava di bloccare e poi gli ha sputato in faccia minacciandolo che l'avrebbe infettato perché è portatrice di queste patologie. Prima di lasciare la pagina della cronaca, torniamo sull'omicidio di Sant'Omero e ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro Paolo Renzetti, che si trova a Martinsicuro, proprio dove è stato trovato il corpo dell'assassino di Ester Pasqualoni. Paolo, mi senti? Sì Alfredo, sì, siamo qui, buon pomeriggio, in via Baracca a Martinsicuro, è appena arrivata da pochi minuti la macchina della polizia mortuaria, è andato via invece da poco il PM di Teramo Davide Rosati e io sono qui, ringrazio un conoscente, un vicino di casa del presunto assassino, il signor Antonio Piscitelli, che tra l'altro ieri sera al ritorno a casa aveva visto le macchine dei carabinieri qui in via Baracca, e vogliamo un attimo raccontare cosa è accaduto ieri sera, cosa ha visto, e poi un ricordo del suo vicino di casa. Allora, noi normalmente la sera facciamo una passeggiata con degli amici, io abito proprio di fronte all'appartamento dove c'era questo signore, e abbiamo visto la polizia, i carabinieri, ci siamo un po' fermati chiedendo un po', dicendo che è buon lavoro, però chiedendo pure un po' che cosa fosse successo. Sono stato molto vago, e hanno detto che normalmente era soltanto cose di routine che facevano dei controlli. Indubbiamente poi cosa non è risultato, perché stavamo sulla spiaggia stamattina e è arrivata una telefonata amica dicendo che l'interessato
che era il presunto assassino, si era impiccato, che poi non è che si è impiccato, ma si è strozzato con un lenzuolo attorno al collo e strassinando sul letto e cose del genere. Questo è quello che poi risulta. Per quanto riguarda la personalità di queste persone, posso dire soltanto che sembrava una persona molto tranquilla, rispettosa, ci si salutava, ci si incontrava, ma altre cose non posso dire perché non c'era il criminale, non c'era amicizia. Non pensava assolutamente però che potesse accadere tutto. Nel modo più assoluto mai una cosa del genere si poteva pensare, conoscendo un po' la persona per quel poco che si conosceva. Mai che fosse arrivato a un gesto così afferrato, ma un gesto così criminoso, chiamiamolo. Grazie, io ringrazio il vicino di casa e qui il signor Antonio Piscitelli. Io spero, Alfredo, che tu abbia potuto ascoltare così come i nostri telespettatori bene, diciamo, le dichiarazioni del signor Piscitelli, che conosceva, anche se solo di vista, da tantissimi anni il presunto autore di questo efferato omicidio. Tra l'altro ci sono molti, proprio in questi momenti, molti residenti qui della zona. Sì, Paolo, stiamo vedendo anche la foto dell'uomo Enrico Di Luca, lo ricordo il nome, aveva 69 anni. È stato trovato, come hai detto tu benissimo, senza vita questa mattina in via Baracca a Villa Rosa di Martinsicuro. Prego Paolo. Sì, dicevo, ci sono tanti residenti, tanti abitanti di questa, della zona. Siamo proprio all'inizio a Villa Rosa di Martinsicuro, nella parte nord del centro in provincia di Teramo. Ci sono anche dei curiosi. Dicevo prima, è andato via il PM Davide Rosati, che conduce e coordina questa indagine, questa inchiesta, ma sembra tutto abbastanza chiaro per quello che siamo riusciti a sapere. Posso aggiungere che l'uomo si sarebbe, usiamo ovviamente il condizionale, si sarebbe suicidato con delle lenzuola in un appartamento, in una pertinenza di sua proprietà qui nella palazzina di quattro piani in via Baracca, e in garage è stata ritrovata l'auto, la Peugeot 205 bianca, che molti avevano visto ieri nei pressi del parcheggio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero aggirarsi proprio nei momenti precedenti e anche nei momenti seguenti l'accoltellamento dell'oncologa di Roseto degli Abruzzi. Ci sono, dicevo, curiosi, ci sono residenti, ovviamente ci sono i carabinieri che stanno ovviamente facendo ulteriori controlli all'interno dell'appartamento di Luca. Tra l'altro, come dicevo, pochi minuti fa è arrivata l'auto della polizia mortuaria, perché tra poco il cadavere dell'uomo verrà portato via qui dall'appartamento di via Baracca. Il PM Davide Rosati ha detto poco, però ha fatto anche capire dalle poche parole che non ci sarebbe molto ancora da chiarire su questa terribile vicenda. Tra l'altro posso aggiungere che questa è una nota diciamo all'atere, a margine, ci sono tantissimi giornalisti, tantissimi colleghi di televisioni nazionali che sono arrivati proprio da pochi minuti qui in via Baracca per seguire queste fasi, lo ripetiamo, susseguenti al ritrovamento del corpo senza vita del pensionato. Per il momento da Martinsicuro, Alfredo, io ti restituirei la linea. Se dovessero esserci novità prima della fine del telegiornale, ovviamente richiederemo la linea. Sì, grazie a Paolo Renzetti per questo prezioso contributo in diretta da Villa Rosa di Martinsicuro. Ovviamente puoi chiederci la linea quando vuoi per ulteriori aggiornamenti. Noi continuiamo con il giornale e adesso passiamo alla pagina politica. Pierluigi Biondi, candidato sindaco del centrodestra all'Aquila, presenta il suo programma di governo per i primi 100 giorni nel caso in cui dovesse vincere al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Americo Di Benedetto. Biondi punta sulla rigenerazione urbana e sul commercio, ma anche su scuola ed università. Daniela Rosone. Iniziative per i primi 100 giorni di governo in caso di elezione le ha illustrate oggi il candidato del centrodestra al ballottaggio di domenica 25 giugno, Pierluigi Biondi. Obiettivo: chiarire che il centrodestra ha un programma e delle proposte precise.
Lavorare innanzitutto immediatamente per ricollocare studenti in scuole sicure, ha detto Biondi. Altro obiettivo, far tornare gli studenti universitari all'Aquila. Questo non in termini di qualità didattica, che è già eccellente, soprattutto in termini di servizi e altre iniziative mirate. Biondi ha anche spiegato come dovrà funzionare la macchina amministrativa, diminuendo le tasse, come ad esempio quella sui rifiuti. Il ruolo delle delegazioni per Biondi dovrà essere centrale, fondamentale, con servizi implementati. Sul tema dell'inclusione andrà previsto un disability manager e bisognerà formare i dirigenti per renderli professionali al massimo. Assegnare poi il progetto case a famiglie che ne hanno realmente bisogno e determinare per gli aquilani un ISEE corretto, che non deve tener conto della prima casa, per poter accedere così ai servizi come asili nido a prezzi contenuti. Sul Gran Sasso, Biondi propone la riperimetrazione del SIC ed ha mostrato ai cronisti una simulazione indicativa per far capire come si potrebbe sviluppare la montagna. Per la vivibilità vanno introdotti degli standard, soprattutto nel centro storico, ha ribadito. Aderiremo alla rete di città sane, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ancora sul turismo, una mappatura di tutto ciò che c'è. Si creerà la consulta dei quarti, con un rappresentante per quarto che potrà dialogare direttamente con il sindaco. Parlando di ricostruzione, Biondi ha affermato che per lui il blocco dipende dal cronoprogramma. Si toglierà e i cantieri della ricostruzione privata dovranno partire subito. Le risorse del resto sono sottoutilizzate. Se gli aquilani ci daranno l'onore di amministrarli, da subito ci metteremo al lavoro per far vedere che ci sono delle iniziative concrete che si possono fare, che vanno nella direzione dello sviluppo e vanno nella direzione soprattutto del miglioramento della qualità della vita. Capitolo sicurezza. In attesa dell'impianto di videosorveglianza, fare delle convenzioni con le associazioni per aiutare nella gestione e nella sorveglianza del territorio. Per il commercio, ha detto Biondi, il Comune ha rinormato le aree bianche, consentendo la trasformazione dei manufatti da temporanei a definitivi, ma solo quelli per le abitazioni e non quelli adibiti ad attività produttive. Non capiamo perché. Sulla riqualificazione urbana, inoltre, Biondi ha mostrato l'idea che ha del castello pedonalizzato con attività commerciale e piano parcheggi. L'altra idea di rigenerazione urbana viene invece da Pettino. Realizzare un parco verde nei pressi della chiesa, un greenway, una zona di aggregazione per dar modo alla comunità di incontrarsi. La Confcommercio ha deciso di donare un assegno da 5.000 euro al comune di Farindola. Il sindaco Ilario Lacchetta, al nostro microfono, è tornato sulla vicenda del convegno organizzato all'Università di Teramo, il cui titolo ha suscitato tante polemiche e ha bollato come mancanza di sensibilità proprio la locandina della manifestazione. Sentiamo insieme il servizio. 5.000 euro per ricostruire, per aiutare e per sostenere il gruppo di protezione civile PIVEC, pronto intervento volontario emergenze civili, distaccamento di Farindola, che ha operato durante la tragedia dell'hotel Rigopiano nel pieno dell'emergenza sisma, il maltempo, e il contributo che questa mattina la FIMA Confcommercio ha consegnato nelle mani del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha sottolineato l'importanza di questi piccoli grandi gesti di solidarietà da parte delle imprese, invitandole ad investire nell'area farindolese e accogliere le opportunità fiscali messe in campo dall'inclusione del comune Vestino nel cratere sismico. È chiaro che il territorio è, diciamo, in questo momento è svantaggiato, però le imprese possono fare tanto. Noi come agenti immobiliari, come FIMA Confcommercio Abruzzo, abbiamo pensato di aiutare con, diciamo, nel nostro piccolo, con questi 5.000 euro, questa zona per dare sostegno alla comunità, anche perché insomma siamo abruzzesi e quindi molte volte magari vengono visti altri territori e noi siamo un po', passiamo sempre un po' nel dimenticatoio. E quindi a me fa enorme piacere aver messo in moto questo piccolo, diciamo, sostegno. Noi abbiamo preso Farindola perché ci è stata segnalata dagli amici e dai colleghi, appunto, dell'Abruzzo, ma non è che vuole essere un privilegio per Farindola, ma vuole essere un gesto significativo nei confronti di tutto l'Abruzzo. E così, come abbiamo detto, cioè, mentre succedono i fatti calamitosi e le persone corrono, noi vogliamo dimostrare che effettivamente la FIMA Confcommercio è sempre presente anche dopo questi eventi, proprio per dare una mano d'aiuto anche a questi territori, per poter dimostrare la vicinanza proprio per questi eventi che hanno subito.
È un grande contributo, soprattutto un grande gesto di solidarietà che FIMA e Confcommercio hanno inteso dare al Comune di Farindola, al gruppo PIVEC di Protezione Civile, a testimonianza di quanto questo gruppo sia importante per tutta la comunità, e quindi con quel contributo andremo ulteriormente a potenziare una struttura che il Comune sta dando al gruppo di protezione civile, affinché ci siano più strutture e più gestione dell'emergenza. Il primo cittadino di Farindola non ha voluto affondare invece sulla vicenda della locandina del convegno dell'Università di Teramo, poi annullato dal rettore. Per il sindaco, amareggiato, è stata una mancanza di sensibilità da parte degli organizzatori. Sicuramente poca sensibilità nella scelta del titolo, fermo restando magari la bontà del convegno stesso, che era finalizzato al rilancio di un'area. È chiaro che il nostro pensiero va comunque ai familiari che continuano a soffrire anche in questi giorni, e quindi l'auspicio che si possa sempre trattare con sensibilità tutti gli argomenti che riguardano Rigopiano. Bene è stato l'annullamento dell'evento a dimostrazione di vicinanza verso i familiari. Malati nefropatici costretti a sottoporsi a diare nel caldo senza aria condizionata. Denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che ieri ha effettuato un'ispezione all'interno del reparto dell'ospedale di Pescara. Ascoltiamolo nella prossima intervista. Sono tornato nuovamente ad effettuare una visita ispettiva nel reparto dialisi 2 dell'ospedale di Pescara, dove ho trovato una situazione simile a quella di un anno fa. Io intervenni già un anno fa, chiesi l'intervento dei NAS, lì ci sono dializzati, ci sono malati nefropatici che devono effettuare la dialisi con a temperature altissime. Il sole batte sulle finestre, va anche a penetra appunto le finestre e disturba anche queste persone, perché sono raggi di sole che gli vanno direttamente addosso. Ma le temperature da mezzogiorno in poi si alzano notevolmente. Loro, per sottoporsi a questa prestazione, devono stare 4 ore ferme sul letto, hanno questa depurazione del sangue, già sono fortemente debilitati con questo caldo, potete immaginare voi. Mi hanno contattato, hanno chiesto nuovamente il mio aiuto, io sono andato di corsa dicendo aiutaci, perché non ce la facciamo più. Tanti utenti, sono circa più di 100 utenze che si alternano appunto all'interno del reparto. Io ho parlato con i vertici del reparto, ho sottoposto il problema, ho chiesto pubblicamente anche nuovamente l'intervento dei NAS. Mi auguro che intervengano, il problema è un problema serio. Io continuerò a fare queste ispezioni, continuerò a denunciare queste cose. Più di questo non riesco a fare. Ho chiesto anche l'intervento del pubblico, del presidente, dell'assessore regionale alla sanità, perché se non interviene il direttore generale, l'organo politico che deve esercitare le funzioni di controllo deve intervenire. In alcune stanze lì è presente l'aria condizionata, non in tutte. Basterebbe una spesa modica per cercare di alleviare le sofferenze di questi pazienti? Sì, sono 3-4 stanze, quindi uno splitterino per ogni stanza, 3-4 mila euro si fa il lavoro, quindi è assurdo che un'ASL che vive di 600 milioni di euro l'anno, un bilancio di 600 milioni, non trovi 3-4 mila euro per dei condizionatori. Ci sono stanze tipo la stanza contumaciale, la stanza dove c'è il responsabile del reparto, il primario, che ha lo splitter, e c'è una temperatura gradevole, molto fresca, quindi si può fare. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara. Con le sinergie con Atalanta e Inter, il mercato del Delfino si tinge sempre più di nerazzurro. Dagli orobici potrebbe arrivare anche il promettente difensore centrale Bastoni. Intanto salta l'opzione Palermo per l'ex allenatore Massimo Oddo. La società rosanero ha scelto in panchina Bruno Tedino. Il direttore sportivo sarà l'ex teramano Fabio Lupo. Il servizio di Andrea Costantini. Fari puntati sulla difesa. Il Pescara vuole cambiare in parte registro e affidare a Zeman giocatori in grado di interpretare al meglio i suoi principi di gioco, per quanto quella difensiva non sia la fase prediletta del boemo. Tra i vecchietti della retrovia, Zeman vorrebbe affidarsi all'esperienza e alla leadership di Ugo Campagnaro, il cui contratto è scaduto e che il presidente Sebastiani è pronto a rinnovare, purché il compenso sia dipendente dal numero di presenze che l'argentino riuscirà a garantire. Non rientrano nei piani invece Andrea Coda e Guglielmo Stendardo, per cui IDS, Leone e Pavone cercheranno delle soluzioni nel corso dell'estate, anche se piazzarli non sarà facile.
Il rinnovamento passa da alcuni elementi giovani e altri più esperti della categoria. Tra questi ultimi rientra il profilo di Biagio Meccariello, della Ternana, centrale cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni. Tra i giovani c'è Alessandro Bastoni, prodotto del fervido vivaio dell'Atalanta. Classe 99, l'entourage del difensore ha già mostrato gradimento verso Zema nella piazza pescarese e l'Atalanta potrebbe chiudere un'altra operazione di prestito, dopo quelle pressoché definite, degli attaccanti Latte e Capone. Se ne riparlerà. Ieri i dirigenti del Delfino hanno avuto anche dei contatti con la Fiorentina per il 22enne croato Riccardo Bagadur, reduce dai prestiti a Salernitana e Benevento, ma la pista è fredda. Quelle calde sono sempre a tinte nerazzurre, Atalanta sì, ma anche Inter. Nell'operazione che sta portando Mamadou Coulibaly al club milanese finisce anche il centrocampista biancazzurro classe 2000 Marco Pompetti, prospetto di cui si dice un gran bene. Come detto, percorso opposto per i nerazzurri Andrea Palazzi e Marco Carraro, e con il Delfino che non dispera di poter arrivare anche ad altri due primavera, o uno dei due, Valietti e Van Oisden. E gli intrecci nerazzurri non sono finiti qui. Come specificato ieri, Gianluca Caprari può finire alla Sampdoria nell'ambito dell'operazione che porterà il difensore blucerchiato Skriniar all'Inter. Se Caprari dovesse essere ceduto a titolo definitivo, il 50% del prezzo del trasferimento finirà nelle casse del Pescara. Con lo stesso principio, il 50% del prezzo della cessione eventuale di Cristiano Biraghi finirà nelle casse interiste. Sempre sul fronte cessioni si registra un sondaggio del Carpi per il terzino Davide Vittorini, mentre da ieri sera è ufficiale il mancato esercizio del diritto di riscatto del Verona sul centravanti Simone Andrea Ganz. L'operazione con la Juventus per l'arrivo del figlio d'arte sembra oramai in discesa. Infine, beffa al photo finish per l'ex tecnico del Pescara Massimo Oddo, dato per vicinissimo alla panchina del Palermo. Stamani l'annuncio ufficiale che il neo allenatore rosanero sarà l'ex Pordenone Bruno Tedino. Ufficiale anche il neo DS dei siciliani Fabio Lupo, che si metterà definitivamente alle spalle la breve e traumatica esperienza di Teramo della scorsa stagione. E proprio di Teramo andiamo a parlare nel prossimo servizio. In casa del Diavolo, il centrocampo subirà una profonda rifondazione. L'obiettivo principale sembra essere Paolo Valagussa, l'anno scorso a Gubbio, stimato sia dall'allenatore che dal direttore sportivo. Paolo Valagussa è il desiderio, Alessandro Bruno una possibilità più che concreta. Il centrocampo del Teramo presto potrebbe avere una fisionomia molto diversa e subire per primo quella rifondazione che molti si aspettano. Ci vorranno le uscite prima, le entrate verranno successivamente, anche se nelle ultime ore la strategia potrebbe ribaltarsi. Il centrocampista lo scorso anno al Gubbio è in cima alla lista dei desideri di Antonino Asta, più di Davi della Feralpi Salò. Valagussa peraltro piace, e come, anche a Giorgio Repetto, che lo seguì qualche stagione fa e che avrebbe potuto portare anche a Pescara. Dunque è lui il primo obiettivo di mercato, posto che nella collaborazione col Pescara gli arrivi dalla casa biancazzurra saranno certamente meno complicati. Le sicurezze maggiori sono nel reparto arretrato, perché Caidi, Speranze e Altobelli rimarranno in biancorosso e di conseguenza la difesa degli altri reparti da rifondare totalmente, anche se sostanzioso. Mancano gli esterni, e allora ecco che Ventola, proprio dal Pescara, potrebbe fare al caso del Diavolo, e mancano i ricambi dei due titolarissimi. Ma sono questioni che, ripeto, affronterà con calma, perché le priorità adesso sono le altre zone del campo, quelle sotto la lente d'ingrandimento. Probabile che in pochi si salveranno da questa mezza o totale rivoluzione. Anche chi, come Amadio e Di Paolo Antonio, sembravano poter far parte della rosa della prossima stagione. Con Sansovini si cercherà un accordo per trovare la strada migliore sia per il ragazzo che per la società. È evidente che non abbia sfondato, soprattutto nel cuore della tifoseria. E la questione ambientale l'anno prossimo sarà fondamentale per una squadra che ha come primo obiettivo assoluto la salvezza e che avrà bisogno della vicinanza della propria tifoseria per sostenere anche quelle settimane nelle quali arriveranno delle sconfitte. Questione di ritiro. Il 19 luglio con ogni probabilità via la preparazione precampionato dal Fedena, ma c'è la possibilità che il raduno possa essere anticipato di due giorni, dal 17 fino al 31 luglio. Per l'inizio del ritiro è evidente che Asta dovrà barcamenarsi con una rosa che poi non sarà quella definitiva, lavorare su quei giocatori nuovi che saranno già a sua disposizione e su quelli che c'erano anche la stagione passata, per cercare magari di ritrovarne la migliore condizione, soprattutto psicologica. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Vi ricordo la notizia di
apertura del nostro TG, cioè che è stato trovato senza vita l'assassino di Ester Pasqualone in località Villa Rosa di Martinsicuro in via Baracca. Si tratta di Enrico Di Luca, che è stato appunto trovato attorno alle 12:30 in un appartamento di sua proprietà. Sono in corso gli accertamenti e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG6 alle ore 19. Grazie e buona giornata.